In nome personale del Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale, Ernesto Balducci, come sempre rivolgo il saluto più cordiale e amichevole a ciascuno e a ciascuno di voi. Ringrazio della presenza di cui ci sentiamo onorati, il professor Romano Prodi, un protagonista della vita politica del nostro paese e dell'Europa, già Presidente del Consiglio, della Commissione europea, dell'imam di Firenze referente anche adesso di tutte le comunità islamiche d'Italia, Yezeddin El Zir, che è già stato fra noi durante la seconda presenza del Dalai Lama nel maggio del 2012, Vannino Chiti, qui accanto a me è già presidente della regione toscana e vicepresidente del Senato, uomo di studio, di scrittura, anche ultimo suo libro fra terra e cielo, credenti e non credenti nella società globale da cui prendiamo qualche spunto questa sera, e Claudio Sardo, che proviene dal mondo delle Acli, già direttore dell'unità, curatore dell'altro libro da cui, come già quello citato di Vannino Chiti, prende spunto la riflessione di questa sera e che riprende il carteggio fra Monsignor Bettazzi ed Enrico Berlinguer con saggi di Vacca, di Rosati e appunto dello stesso Claudio Sardo. Prima che Claudio Claudio Sardo inizia il coordinamento degli interventi di questo incontro. Mi permetto di informare coloro che siedono su questo piccolo palco che questa serata si inserisce in un percorso che dura da diversi anni e che qui, a questo stesso posto, si sono susseguite negli anni diverse persone provenienti dai diversi luoghi del pianeta, dall'Iraq e dall'Afghanistan, dalla Palestina e dall'India. Dai diversi paesi dell'Africa e dell'America Latina, dagli Stati Uniti, persone conosciute come il Dalai Lama e l'altro premio Nobel per la pace, Adolfo Pérez Esquivel, magistrati come Roberto Scarpinato, Spataro, Davigo, amici come Luigi Ciotti, Massimo Cacciari e Vito Mancuso, e tante persone meno conosciute ma non meno importanti, per la forza della loro testimonianza di resistenza, di idealità e di dedizione. Ecco, quindi do a Claudio la parola, perché lui ha il compito di guidare eh, questo incontro e grazie a voi tutti, a voi tutte di una presenza così numerosa e così significativa e partecipe, salutiamo il signora prefetto che è qui venuta, tanti per tanti sindaci, immagino anche se Ecco, ho visto, ne ho visto qualcuno, qualcuno so che è presente in sala, e tutte e tutti voi. Ecco, grazie della vostra presenza. Buonasera a tutti, ringrazio voi per la presenza, le persone che sono a questo tavolo, Don Pierluigi in particolare che ha organizzato questo incontro a partire da um, due libri che sono usciti di recente e che, in qualche modo, trattano del dialogo tra credenti e non credenti eh, nella nostra società, eh, finalizzando la loro attività al bene comune, alla realizzazione del bene comune. Sono temi di fondo. Io Cercherò un po' di attraversare questi libri per porre delle domande, delle questioni ai nostri interlocutori. Io direi che insomma, volevo fondamentalmente dividere in due, in, in due capitoli la nostra conversazione. E la prima, anche se apparentemente da un punto distante, io vorrei porre il problema dal punto di vista della crisi delle nostre democrazie. Il dialogo tra credenti e non credenti è condizionato da oggi da una società tumultuosa, con sentimenti forti, aspri, ma al fondo con una politica che rischia di perdere il senso. Questa, questa politica fa fatica a parlare del destino dell'uomo e delle nostre comunità. Non c'è politica senza un'idea di uomo. E invece noi oggi assistiamo a una progressiva, forte perdita di potere della politica. Noi anche quando descriviamo degli uomini politici in ascesa, forti, che hanno una grande capacità di nomina, che, che godono in un certo momento di un grande consenso popolare. Noi descriviamo uomini politici che però sono spesso alla guida di governi impotenti, sostanzialmente impotenti. Il 99% del bilancio dello Stato viene deciso da condizioni esterne. Le scelte che possono veramente incidere sulla società, sul, sul destino delle comunità, sono scelte sempre molto limitate. E io credo che la sfiducia dei cittadini verso la politica, a volte il disprezzo, la rabbia nasce proprio da questa difficoltà, da questa impotenza, da questo affanno delle nostre democrazie. Noi siamo in un passaggio epocale in cui avvertiamo che il dialogo, eh, che, l che la vita sociale ha bisogno di un di più di relazioni e di senso e avvertiamo che le nostre istituzioni, i luoghi che abbiamo inteso nella nostra vita come i luoghi della partecipazione democratica si sono un po' rinsecchiti. Mi piacerebbe fare una citazione, perché credo che sia importante, del discorso di Papa Francesco a Strasburgo. In un passaggio lui ha parlato della democrazia, dice che mantenere viva la realtà della democrazia è una sfida di questo momento storico. Evitando che la loro forza reale sia rimossa, la forza reale della democrazia, sia rimossa davanti alla pressione di interessi multinazionali non universali che la indeboliscono e la trasformano in sistemi uniformanti di potere finanziario al servizio di imperi sconosciuti. Questo, ha detto ai politici, agli uomini politici di, di Strasburgo, al Parlamento europeo. Questa è la sfida che oggi la storia vi pone. Questo, uno dice, vabbè, ma che cosa c'entra con il dialogo? Eh, io credo che quando entriamo in un ambito eh, come quello che stiamo affrontando, vogliamo affrontare, quello che percepiamo essere la grande sfida del nostro tempo, io penso che avere gli strumenti per poter incidere sia un tema, eh, sia un tema cruciale. Io ho curato, come ha detto Pierluigi, la riedizione di questo dialogo. Di molti anni fa tra Enrico Berlinguer e Monsignor Bettazzi, e al di là degli aspetti che riguardano la nostra storia nazionale, è stato per me molto divertente e istruttivo, ho però colto un altro elemento che vorrei portare alla, a questa discussione, e cioè la politica aveva mh, mh, ha sempre avuto nei momenti migliori una sua trascendenza, una capacità di uscire dal programma dato, dal, dalle cose possibili che si possono fare concretamente. E riusciva ad avere una finalità, un senso e spesso attorno a questa finalità, a questo senso, pensate cosa è stata la Costituzione italiana, intesa non solo come insieme di norme e, e ordinamento, ma come capacità di essere un programma da realizzare, ancora non pienamente realizzato, ma ancora da costruire. Sulla base di un principio di non appagamento, come espressione di Aldo Moro, che portava le classi politiche ad essere sempre allerta e cercare di costruire un, un passo in avanti. Sia sì, chiaro, io non, non, non sto dicendo che la politica deve essere chiacchiere vuote. Il programma è un grande segno di umiltà della politica, è un segno di servizio della politica. Senza programma, senza cose concrete da fare nelle condizioni date... Non c'è la politica, c'è la demagogia, la presa in giro, ma la politica senza una capacità di andare oltre l'immediato, oltre il traguardo di medio termine, rischia di essere una politica eh, senza lo sguardo della società da costruire fra vent'anni. Eh, io credo che i partiti politici, proprio quelli che si occupano del governo e che... Quotidianamente si confrontano con i cittadini per affrontare i problemi concreti e, e dare delle soluzioni possibili, devono anche essere capaci di alzare lo sguardo e di guardare un, eh, un futuro più lontano. Io vedete questi due personaggi, in eh, fondo anche Aldo Moro che eh, fu protagonista di quella stagione. Noi parliamo di una stagione. Dico senza nostalgia, ovviamente, è una stagione. Siamo, abbiamo raccontato, fatto un libro per raccontare una grande sconfitta, la sconfitta di Berlinguer, la sconfitta eh, anche nella Chiesa di, di, di un'idea entusiastica dell'applicazione del Concilio. Una grande sconfitta storica che è seguita negli anni Ottanta all'affermazione di un mondo che ha usato altri criteri, liberisti, individualisti, ha, ha prodotto delle conseguenze sul piano culturale, antropologico, eh, l'individualismo, le reti di solidarietà si sono affievolite, eppure io credo che quella, quella sconfitta di allora, quelle idee di allora, abbiano seminato, lo dico anche perché abbiamo l'onore di avere a questo tavolo il fondatore dell'Ulivo, io, no, io son, sono convinto che... Senza quelle idee non, non sarebbe nata una cosa così originale come è stata l'Ulivo e non sarebbe nato il PD che poi è il partito dell'Ulivo, a meno che non si intenda il PD e, e la storia di oggi come la cancellazione della storia di ieri, cioè come l'omologazione del nostro Paese ad uno standard ehm, così uguale, un po' amorfo privo non di delle vecchie ideologie, ma privo anche di valori e di idee, uno standard programmatico minimo in cui le leadership si devono con contendere il primato, magari sulla base di un indice di popolarità. Eh, io credo che senza queste risorse, senza lo sguardo al futuro, senza, ehm, difficilmente si possono, ci possono essere le basi per costruire quel dialogo eh, di cui eh, noi oggi vogliamo parlare, che è un dialogo sul futuro di un'umanità che sta cambiando e che chiede a tutti noi uno sforzo eh, di intelligenza e anche di creatività eh, sul piano storico, ecco, che, di realizzare delle condizioni, per esempio far vivere e far diventare democratico e innervare la nostra società quel mult quella multireligiosità. Che ad esempio in Europa in questi termini non c'è mai stata nella storia dell'uomo e che quindi è una sfida di carattere globale e, e penso anche, poi questo magari ne parleremo nel secondo giro, il modo come l'Europa saprà affrontare questo tema eh, diventerà decisivo anche per il destino del mondo intero. Ecco, io questi sono un po' i temi che volevo proporre ai nostri interlocutori nel primo giro, non so, Vannino, se. Sì, buonasera. Prima di tutto volevo, volevo ringraziare Don Pierluigi per questa occasione. Per me, per Romano, credo che sia la prima volta, per, oh, non lo so. Perché, sì. eh, per me è un ritorno qui, eh, anche se sono passati tantissimi tantissimi anni, non c'era questa, questa sala, c'era all'inizio, insomma all'inizio, alcuni anni già c'era. Il centro, il centro Pallucci, poi volevo ringraziare tutti voi naturalmente, Izzeli, ma in modo particolare eh, Romano Prodi, eh, che, che insomma, è importante che ci sia per il contributo che può dare. Per me è un riferimento, un riferimento anche significativo, non solo, non solo di ricordi, ma mh, di contributo e di modo di intendere la politica. Credo in, due, in quei due o tre anni, insomma con continuità quasi di mezz'ora di mezz'ora, vista la situazione. Era un governo che aveva due soli senatori di maggioranza, quindi... <ride> Quando ci dicono perché non avete fatto molte cose, eh, da una parte c'è il cancellarsi di una memoria, con la stessa maggioranza il primo governo Berlusconi era andato avanti sette mesi, non due anni. E il, il secondo aspetto, e casomai ci sarebbe, ma poi chiudo questa parentesi, Interrogarci su che cosa successe tra quel dicembre del 2007 in cui uscimmo vincitori da una prova sulla legge finanziaria, sull'intesa con le parti sociali e quel gennaio del 2008 in cui fu fatta precipitare una situazione con qualche errore a sinistra e anche non solo responsabilità a destra. Chiusa la parentesi. Ma io penso che il tema che ci, ci propone, insomma, questo primo snodo di, di temi che ci propone. Eh, Claudio, Claudio Sardo, eh, sia, sia un, un, approccio, un approccio giusto. Cioè, eh, oggi siamo di fronte a, a grandi sfide, lo, lo, lo vediamo, la, si dice in modo schematico, ma siamo in, di fronte alle sfide di una crisi e più in generale anche superato questo momento di crisi che ci attraversa, che ci auguriamo di superare, il rapporto tra uno sviluppo che riesca a fare delle innovazioni tecnologiche con cui si realizza non un'opportunità per pochi rispetto a molti, ma come il beneficio delle conquiste, come altre volte è successo nella storia eh, del, dell'umanità, si ridistribuisce sui più, sui cittadini. Per fare un esempio concreto, se prima per fare questa penna, dico dei numeri a caso, ci volevano 10 persone un'ora, oggi questa penna si fa magari in tre minuti e con una persona, quindi come si riesce a realizzare un equilibrio, come si interviene su modi di organizzazione del lavoro, su, su cosa si produce in modo che eh, il beneficio e la ricaduta non sia quello che fa pochi privilegiati e molti, e molti delusi o, o, o soprattutto eh, giovani e, e persone che anche a una certa età perdono il lavoro, quale possibilità hanno di inserimento nella vita della società è quello che quando si parla in modo così, di, di, con slogan politici, ma ha un significato, si dice ci vuole uno sviluppo che sia socialmente e ambientalmente sostenibile. Socialmente appunto rispetto al fatto che riesca a dare occupazione e, e diritti. Ambientalmente, beh, ambientalmente noi stiamo sottovalutando, e voglio fare su questo una sola citazione che, un gruppo di 200 scienziati, che era una, una task force delle Nazioni Unite, nominata dalle Nazioni Unite, quindi eh, non avevano un orientamento di parte, che si è, ha lavorato per sei anni sui cambiamenti climatici, ha consegnato un rapporto che prevede, nel migliore dei casi, entro la fine del secolo, un aumento del livello dei mari di 26 cm. E una crescita della temperatura di un grado e mezzo rispetto all'epoca preindustriale. Scienziati, questi scienziati considerano la soglia di due gradi il limite massimo per scongiurare effetti catastrofici. Quindi eh, stare a un grado e mezzo insomma, vuol dire stare proprio al limite. Ecco, no? E tuttavia, stando sotto anche due gradi. Si scongiurano eventi catastrofici ma non fenomeni climatici estremi. Del resto qualcosa mi pare che si vede intorno a noi senza, senza riflessioni di altro tipo. La, pro, la proiezione peggiore di questi scienziati si riferirebbe a un innalzamento delle acque di 82 cm, a un incremento della temperatura di oltre, 8 gradi, di oltre scusate, 4 gradi, con la conseguenza qui sì, che ci sarebbero eh, eventi catastrofici. Comunque, continuando così. Gli scienziati poi alcuni dicono qualche decennio, alcuni dicono eh, la fine del secolo. Ma insomma, certo, se uno fa conti su se stesso. Ma se si guarda in termini di, di futuro del, de, del pianeta e delle generazioni, dobbiamo sapere che questa è una grandissima sfida che, che dovrebbe essere affrontata. Non può essere affrontata paese per paese. Infatti, si, si cerca con, con molti freni di affrontarla a livello generale. Ma è un grande tema di, su cui misurarsi. L'altra questione la pace. Eh, qui davvero non basta, basta pensare al, a quello che viviamo in questi giorni. Eh, a a est il rischio che per fortuna ora sembra scongiurato, ma comunque di un ritorno, quantomeno di un rischio di un conflitto tra Russia eh, e Ucraina e quindi Europa e del rischio anche comunque di un ritorno indietro rispetto alla fase che in Europa avevamo salutato di superamento dei blocchi militari contrapposti, eccetera. Ma non c'è solo questo che è, un grande, che è un, ovviamente un grande tema, quello che avviene nella riva sud del Mediterraneo, eh, la vicenda delle primavere arabe nelle loro eh, diversità, eh, il dramma, di, 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 rischiamo di farci l'abitudine, due giorni fa 300 migranti sono, sono morti nel Mediterraneo, che ormai sta diventando, il rischio sta diventando a ragione su questo il Papa, un grande cimitero. E anche questo, però, oltre a registrarlo e a denunciarlo da un punto di vista morale, bisogna riuscire a affrontarlo da un punto di vista politico. la terza sfida eh, che, che voglio richiamare è quella a cui ha fatto scena anche Claudio Sardo, che riguarda la democrazia in quanto tale. Perché... Eh, la democrazia per noi tutti è un valore, tuttavia la democrazia deve essere in grado di affrontare e dare risposte a questi che sono grandi nodi, che sono grandi temi e altri che ora no, non ho richiamato, ma ho richiamato queste sfide fondamentali. E io però sono convinto che nel nostro tempo la democrazia non riuscirà a dare risposta a questi temi se la democrazia vive soltanto all'interno degli Stati nazionali. E quindi c'è bisogno che non ci sia soltanto a livello degli Stati nazionali, ma ci sia per quanto riguarda il nostro continente una democrazia sovranazionale europea vera in quanto tale, che su alcuni temi interviene non come somma di governi, ma come Unione Europea, Stati Uniti d'Europa, come diciamo che sa decidere, sa assumere delle, delle impostazioni, almeno sui grandi temi. del... Della politica estera, della sicurezza, del clima, ma più in generale non è riguarda soltanto, riguarda anche i compiti che vogliamo e che dobbiamo far assolvere all'organizzazione delle Nazioni Unite. Romano credo su questo possa dire molto più di me, perché ha un ruolo anche per quanto riguarda l'ONU e l'Africa. Ma insomma, cioè non è un'utopia oggi dire che per governare il futuro dell'umanità c'è cioè bisogno che a livello eh, anche di Nazioni Unite ci siano alcuni aspetti, i diritti umani, le sfide ambientali, su cui si esercita una voce o un ruolo, fa parte di una visione che voglia mettere su dei binari sicuri il futuro, futuro dell'umanità. Allora, io vedo in questo, cioè, no, non so separare, cioè, penso che la politica abbia bisogno, prima di tutto, di partecipazione di ognuno di noi in quanto cittadini. In secondo luogo eh, che la politica abbia bisogno, proprio perché è questo, è vita delle comunità e misurarsi con queste grandi sfide, abbia bisogno di non essere qualche cosa di separato dalla vita della gente, ma abbia bisogno invece di avere alimentazione e confronto eh, sia con quello che esprimono le fedi religiose, sia con quello che esprimono le culture, sapere dialogare attorno a questi temi e sapere anche esprimere un'azione, una, un una, una convergenza, un, un, un impegno. E eh, infine davvero, eh, questo che diceva Claudio io sono, sono convinto, cioè se non ci sono dei valori che si cerca di ricostruire e, e che siano dei valori che credenti nelle diverse religioni o non credenti, sentiamo come comuni, eh, co come, come appartenenti a ognuno di noi in quanto cittadini e che sono dei riferimenti guida, non usciamo dalla crisi, non costruiamo il futuro. E per dire dei de valori si può, se ne può indicare uno che in fondo sta dentro questo discorso che ho fatto, se davvero facciamo della persona e della dignità della persona, quindi della dignità della persona, quale che sia il colore della sua pelle, quale che sia eh, la sua età, quale che sia il suo sesso, le, su le, sue, eh, le sue inclinazioni sessuali, la sua religione, la sua cultura, se facciamo della persona una, un centro e della sua dignità il centro a cui riferiamo le scelte della politica, dell'economia. Eh, le scelte della cultura, i riferimenti della, della ricerca scientifica e così via. Io penso che questo dobbiamo fare. Naturalmente, quando diciamo stabiliamo anche un, una diversità, no? assumere questi valori non significa essere in grado di affrontarli programmaticamente nella, nella quotidianità, però si vede se si assumono dei valori, se sono dei valori riconoscibili, se i programmi che hanno una loro parzialità sono però coerenti o no con quelle impostazioni, con quei valori. E quello che si riesce a realizzare si vede se è coerente o no o perché no con quello che abbiamo, che abbiamo indicato. Mi fermo qui, dopo dirò se mi c'entra vorrei dire qualche cosa invece sui partiti, sui valori dei partiti e sull'Ulio. Grazie. Bene. Do la parola a De Zedine El -Zir, che è l'imam di Firenze ed è anche il presidente della Unione dei Musulmani Italiani. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio chi mi ha invitato a questo incontro di confronto, di dialogo che cercando di... Eh, Riflettere su quello che ha chiesto Claudio. Realmente, eh, proprio oggi, credo, abbiamo sentito la notizia che la crescita del nostro paese, ma non del senso economico: perché spesso quando noi abbiamo, sentiamo la crescita, allora l'economia, ma la crescita demografica siamo a zero. Io credo, se noi. Certamente il professore, meglio di me, il professore di economia più che altro, anche il nostro presidente, ma se vogliamo sviluppo economico dobbiamo avere sviluppo anche demografico. Non possiamo, sì c'è l'immigrazione che più o meno copre questo nostro handicap, ma non possiamo <coughs> aspettare che solo l'immigrazione che copre questo. E allora dobbiamo veramente riflettere sulla nostra vita. E perciò l'importanza di questo dialogo, di questo confronto, perché io credo che la politica è il risultato di quello che noi riflettiamo. Se noi abbiamo una situazione tranquilla, allora la politica esprime anche un pensiero tranquillo, un, un pensiero positivo. Se abbiamo una situazione che non è così tranquilla, certamente invece di esprimere politica, esprime demagogia. Che attualmente più o meno stiamo vivendo in questa realtà. E allora dobbiamo partire certamente dall'uomo, dalla dignità dell'uomo, come ha detto anche Vannino prima, ma purtroppo nella nostra situazione, in particolare italiana, europea in generale, noi per interessi propri, ognuno interessi suoi, ha dimenticato il valore della famiglia, il valore di Fare figli che sono dei valori molto importanti perché? Perché per noi questa è una grande responsabilità, e allora basterebbe fare un figlio, al massimo due. Cioè in Cina hanno messo leggi per fare questo, noi l'abbiamo fatto senza leggi. E allora, e poi spesso parliamo dell'importanza della vita e il valore della vita, ma realmente non facciamo la vita perché credo fare famiglia, fare figli fa parte di questa vita un altro argomento molto importante eh, spesso si dice noi non facciamo figli perché la situazione è economica e qui l'importante del dialogo anche interreligioso che fa, aiuta noi a avere una crescita nella dimensione umana nostra che vediamo Grazie a Dio nel nostro paese è difficilmente che uno muoia perché non c'è qualcuno che dà da mangiare. Ci sono tantissime realtà che possano dare, ma dobbiamo riorganizzarli. La nostra costituzione è una costituzione molto positiva, ma io come musulmano lo vedo che non è messa in pratica. Quando parliamo della libertà religiosa, la nostra costituzione ha dei principi ottimi, ma ancora nel 2015 non abbiamo una legge sulla libertà religiosa nel nostro Paese. E allora è vero che abbiamo, può darsi nel 70 anni abbiamo costruito, abbiamo messo tanti basi positivi, ma spesso non abbiamo messo programma per metterli in pratica questi, in particolare quando si parla della libertà religiosa. Io tocco argomenti che mi toccano in prima persona. La questione della crisi politica purtroppo è una questione anche mondiale. Anche noi vediamo come italiani, musulmani, come europei di fede islamica, che oggigiorno purtroppo è quello che eh, diciamo, dirige la politica e i multinazionali. Anche le leggi al Parlamento europeo si fanno purtroppo diverse leggi con interessi dei multinazionali. E allora dove abbiamo messo l'uomo? Che deve essere al centro della nostra preoccupazione, al centro della nostra programmazione, non è il denaro. Questo credo eh, poi nel libro di Vannino. Si parla anche di questo, anche il libro dell'anima della sinistra, ho letto diverse volte altri libri che cercano di trattare questi argomenti, ma è giusto di andare oltre e trattare questi argomenti, di cercare di dare delle risposte. E questo certamente non credo che un imam o un prete che può dare delle risposte, ma la politica che deve dare le risposte. Grazie. Applausi. Romano Prodi, sono, hanno portato, gli interventi hanno portato ulteriori elementi alla, a questa discussione. Vannino prima diceva che ci vuole una sovranità, cioè la democrazia si recupera in una dimensione sovranazionale, eppure in Europa noi stiamo assistendo a una crescita a destra-sinistra a in forme nuove di una idea che... L'unico modo per recuperare la sovranità è tornare alla dimensione statuale. E sono fenomeni che non possiamo neanche classificare soltanto come fenomeni settoriali. Sono abbastanza trasversali questa idea che per recuperare la democrazia l'unico luogo dove noi siamo stati capaci di trovarla e di costruirla è la dimensione nazionale. Ma eh, prima di tutto grazie di avermi invitato, è la prima volta che sono qui a Zugliano, non ho mai visto tanta gente in vita mia, sono quasi commosso, quindi eh, io voglio rispondere immediatamente così quello che penso in modo molto concreto. Ma dici ma la democrazia assume sempre più carattere nazionale. Il problema è vero è che è la democrazia stessa che spinge verso questo. Cioè voglio dire, io vi dico l'obiezione di un dibattito di un mio interlocutore cinese, no? perché dall'esterno si imparano tante cose, il quale mi dice, ma come fate voi a governare i vostri paesi, a reggere le vostre cose, che avete... Un'elezione ogni settimana, no? Avete elezioni locali, avete elezioni comunali, avete elezioni provinciali, ma sono regionali, nazionali, europee, 28 paesi. E noi siamo affezionati, gli ho detto, tutto sommato. No? E l'interlocutore dice, ma ci arriveremo anche noi, ma volevo dire qualcosa d'altro. E qui veniamo veramente al punto. Dice per effetto, per effetto degli opinioni di tutte le indagini demografiche ogni piccola elezione è diventata di importanza nazionale per cui i vostri governanti non possono che pensare a domani mai a dopodomani cioè i problemi che il mondo ha proprio per quello che abbiamo sentito adesso sono sempre più di lungo periodo no? da un lato la scuola, la sanità la vecchiaia, i problemi della nascita l'invecchiamento, dell eccetera eccetera e dall'altro lato le decisioni vengono prese solo per il mese dopo e guai andare per vincere le elezioni il mese dopo. Va bene che Juncker ha detto quando gli si faceva questa obiezione, diceva tutti mi hanno insegnato il programma elettorale, bello, ma nessuno mi ha insegnato come con un bel programma elettorale si vincono le elezioni. E quindi capisco che questo è un problema, ma attenzione che questo incrocio fra le analisi demografiche e eh, la necessità di rincorrere il voto sta minando davvero le basi fondamentali della democrazia. E allora è chiaro che di fronte a questo si è sempre più spinti sul voto interno, no? sul problema interno e mai su una politica internazionale, perché là tutta la politica europea è stata determinata questa situazione. Vi faccio un esempio molto semplice. Quando è scoppiato il caso greco, e non sto assolvendo i governi greci che hanno imbrogliato proprio alla grande, no? Devo dire tra parentesi che hanno imbrogliato perché quando ero Presidente della Commissione, chiesi che si controllassero i bilanci dei paesi, e la Francia e la Germania, sotto Presidenza italiana, mi buttarono in minoranza. Dicendo che questo era un problema nazionale. nazionale no? E la Grecia gli ha fatto vedere che era un problema nazionale, no? E eh, ha, non dico giustamente, ma comprensibilmente imbrogliato tutti i conti finché erano è scoppiato il problema. Bene, quando questo problema è scoppiato, era un problema di 30 miliardi, 40 miliardi di euro al massimo, un problema grave. Ma con un continente di 500 milioni di abitanti come l'Europa si risolveva, eh, ma c'erano le elezioni locali in una regione tedesca che si chiama più importante. Se volete, ma in una regione che si chiama notrein westfalen e la Merkel voleva vincere, il signore la punita e le ha perse, ma questo è un altro discorso. E Ha, ha tardato a prendere decisioni finché non le ha prese la sera dopo le elezioni. I 30 miliardi o 40 erano diventati 400, perché nel frattempo la speculazione aveva fatto il suo mestiere, speculava, no? e siccome non c'era difesa, non c'era politica, ha trovato il fondo aperto. Ecco allora, questo è un esempio concreto per dire come le strutture interne della democrazia spingono a una politica nazionale. Una seconda spinta altrettanto vigorosa è il problema dei finanziamenti. Cioè, eh, eh, diceva prima: ma attenzione che qui c'è un ruolo delle multinazionali. Eh, eh, se andate ad analizzare l'ultima legge, che ha una rivoluzione democratica americana che ha liberalizzato qualsiasi finanziamento, cioè nessun limite ai finanziamenti eh, ai partiti. Eh, il risultato, ragazzi, non può mica essere la democrazia perché il risultato è quello che si ha in questi casi. Allora, in questi giorni avete un dibattito, e parlo dell'America che ha meno il problema della molteplicità delle elezioni. No? Ma Parlo della debolezza adesso della politica americana. Obama dice: No, ormai lo dice anche per poi essere in minoranza la Camera del Senato. Sa che non, quello che dice non viene approvato, ma farà bella figura. Comunque, dice, no, le multinazionali americane che denunciano e portano all'estero tutti i, i loro soldi dovranno pagare una certa imposta agli Stati Uniti. Discorso che tutti gli americani approvano, escluso coloro che hanno finanziato i due partiti. E quindi nella Camera e nel Senato non troverà mai una maggioranza per affrontare questo problema. Cioè, capisci cosa vuol dire il problema della democrazia chiusa all'interno e che beh, come conseguenza si chiude anche all'esterno. Questo secondo me è un problema di importanza enorme, perché se non lo affrontiamo, eh, eh, la democrazia va a farsi friggere, eh? diventa sempre più nominale, diventa sempre più... e eh, 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 non so, ecco dove si possa, si possa arrivare l'altro problema che mina la nostra democrazia che è stato indiscusso per vent'anni fortunatamente è in discussione gli ultimi due anni per ora in modo solo intellettuale e poi speriamo che già è, è l'aumento dell'ineguaglianza come la chiama il Papa che gli dà uno strano nome Eh Inequità. Desperità. No, inequità, inequità, inequità. Ma guardate che ci sono delle cifre che fanno spavento, sapete. Cioè l'1% della popolazione dei Paesi ricchi ha aumentato la propria quota in un modo enorme, no? Il 10% arrivano al 50%, al 60%, della ricchezza nazionale, eccetera. Ma voi credete che questo sia indifferente? Questo non è indifferente, ed è interessante. Perché sta accadendo, è accaduto, non sta accadendo, è accaduto in tutti i paesi del mondo, cominciando dalla Cina. Cioè un paese che è cresciuto in modo fantastico, ma pur chiamandosi comunista, con un aumento delle disparità che fa assolutamente spavento, cioè impressionante. No? Scuso Brasile dove Lula è riuscito a diminuire l'inequità per due o tre anni la Francia e i paesi scandinavi che hanno mantenuto una situazione più o meno come prima tutto il resto, cominciando dall'Italia ha aumentato le differenze fra ricchi e poveri e dicevo finalmente si è cominciato a discutere le differenze continuano a aumentare ma sono uscite delle, delle critiche fortissime il libro eh, che è andato che beh, è bellissimo perché è uscito in francese nessuno l'ha fumato hanno fatto la traduzione inglese proprio sforzando, ha venduto un milione di copie, è diventato. Si chiama il libro di Piketty, Il capitano del XXI secolo. Non vi dico di leggere sono 930 pagine, una pizza che non finisce più. Ma un libro di un interesse intellettuale enorme, cioè spiega che si sta decostruendo la società e la democrazia per effetto dell'aumento delle ineguaglianze. E Ripeto, questo è frutto di una dottrina. Fino al 1980 erano diminuite, anche se non di molto, le disuguaglianze, c'era cioè il sindacato, c'erano tutta una serie di corpi intermedi che in qualche modo mantenevano certi, certe reti. Dall'80 in poi quando la signora Thatcher e Reagan hanno detto non esiste la società ma l'individuo. Questa è diventata una dottrina mondiale, compreso, ripeto, nei paesi comunisti. E la disuguaglianza adesso è arrivata a, a limiti intollerabili eh, e c'è una reazione per ora intellettuale che però non riesce, per il discorso che vi facevo prima, a trasformarsi in, un, in una forza politica consistente. Cioè adesso abbiamo alcuni partiti. Podemos, abbiamo eccetera, ma che sono più marginali che non lievito di una società, no? Però eh, in linea di massima si mantengono ancora questi partiti fermi. E adesso la finisco con un'altra osservazione su questo, poi gli altri temi li toccheremo dopo. Attenzione che tutto questo deve essere corretto urgentemente, anche perché la nuova tecnologia gioca contro. Cioè questo enorme numero di disoccupati, no? che poi anche le statistiche, quando vi dicono in Germania c'è solo il 5% degli occupati, uh, sì, poi ci sono 5 milioni e mezzo di cosiddetti mini-jobs che sarebbero i lavoretti, ecco la traduzione italiana di mini-jobs è lavoretti, in cui sì, sono occupati, ma con quei 6-700 euro al mese, a metà giornata quindi anche lì delle occupazioni no? e tutte le tecnologie che noi quotidianamente usiamo dagli ipad ai computer ai telefonini eccetera sono, hanno tutta una caratteristica impressionante, quella di espellere mano d'opera mi assumono anche ma è lì ancora la divisione vengono mandate via 100 persone ne vengono eh, a livello medio, no? tipico, sono spar stanno sparendo le segretarie no? e tutta una serie di contabili eh, nelle banche. Quando io chiedo al direttore delle banche, ai eh, responsabili, no? nel 2015 eh, nella tua banca sarete più o meno della metà di oggi. E nel 2025 sì cioè fra dieci anni, oh, mia moglie mi corregge sempre, eh, non è eh, sarete più o meno della metà di oggi? E la risposta è meno. Allora, guardate che tutto questo. Però certo ci sono uh, ingegneri, softwareisti che vengono assunti, ma abbiamo, manteniamo dei rapporti da 1 a 20, di queste cose. Allora eh, se noi non ci mettiamo mano... A fondo, guardate che andiamo verso un bel casino. Eh. Ecco, queste sono le osservazioni che mi preoccupano. Per quello il discorso della democrazia, equità, eh, eh, sono legatissimi fra di loro. cioè Non potete mica sfuggire, no? non è che il finanziamento dei partiti o, o questi altri aspetti vadano uno o, o anche il controllo delle nuove tecnologie vadano separatamente uno con l'altro no? quando io penso sono andato l'altro giorno a visitare un laboratorio della genera elettrica Novara sulla produzione meccanica in 3D no? che invece di asportare si aggiunge mh, con degli aumenti di produttività che, 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 che fanno, fanno spavento per carità benvengano ma allora però la società Deve eh, mettere a posto quelle inuguaglianze che vengono create, se no che democrazia è? Ecco. Eh, e questo è il problema, non è che noi dobbiamo porci, perché poi tocca, anche se non l'ho toccata adesso, anche i rapporti internazionali, no. cioè eh, vengono regolati, regolati poi con la stessa misura. in questo secondo giro di interventi volevo proporre più direttamente il tema del dialogo tra credenti e non credenti che è un po' il cuore del bel libro di Vannino Chiti. Il Dialogo tra credenti e non credenti, non è oggi una questione filosofica o soltanto accademica. Eh, oggi è un pezzo di una storia del mondo che sta cambiando ed è qualcosa che riguarda il destino di tutti noi. Secondo me giustamente il libro di Vannino apre questa sua riflessione con delle domande, con un modo, mh, si pone il tema della, gran, della novità di Francesco, e cioè la guida della Chiesa Cattolica usa un linguaggio, produce gesti inusuali, devo dire linguaggio e gesti a noi molto simpatici. Eh, linguaggi e gesti che mh, finalmente mh, colmano un po' lo scarto tra quello che dovrebbe essere e quello che in realtà è effettivamente testimoniato, però io penso che, lo dico insomma così dialogando con Vannino, ecco, che mh, siamo oltre, secondo me, l'elemento estetico o comunicativo. È vero, il Papa è stato eletto perché c'era una grave crisi, difficoltà di rapporto tra la Chiesa e la modernità, c'era una grave inattuazione del Concilio, soprattutto per ciò che riguarda la, la, il rapporto tra centro e periferia. C'erano tante questioni serie che, ovviamente, la Chiesa a un certo punto doveva affrontare a 50 anni dal Concilio. Però secondo me c'è in lui, e qui mi riaggancio un po' al discorso che abbiamo fatto in questi giorni, in, queste, in questo primo giro, c'è cioè secondo me qualcosa di più. Secondo me siamo fuori con, il, con questo Papa, dalla teologia politica o dalla dottrina sociale. Perché quando lui dice non è accettabile che il lavoro dell'uomo sia considerato una variabile dipendente del mercato, dice una cosa che nessun uomo di governo potrebbe dire né comunisti, cioè, sei, sei in una dimensione non compatibile con le, le realtà possibili di governo delle cose. Considerare il lavoro. Quando lui a, a Cagliari ha detto: Signore, aiutaci, a, 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 eh, Signore ti preghiamo perché ci aiuti a lottare per il lavoro. Quando dice: Questa economia uccide, quando dice facendo scandalizzare Novak e Teocon che la, insomma, la, la dottrina del, del, dell'uso sociale della ricaduta sociale del capitalismo e dell'accumulazione del, 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 del denaro eh, è, non è provata è smentita mette, mette in discussione le fondamenta di quella che oggi è l'unica dottrina accettata, che è quella del liberismo capitalista, che poi insomma, ha avuto negli ultimi tempi varie declinazioni, il chiamato turbocapitalismo, attrazione finanziaria, eccetera. Il Papa si pone in una dimensione di critica eh, abbastanza radicale, se noi usassimo un criterio esclusivamente politico. Io penso che il Papa, e questo. È una grande sfida per i credenti, per i cristiani, per, per coloro che insomma sono interrogati da, questa, questa, da queste parole. Il Papa si pone in una logica di, di, di recupero della profezia e secondo me lui avverte che questo Occidente è in difficoltà, forse in crisi, che questo mondo sta cambiando. Secondo me lui vuole portare il messaggio cristiano, difendere il messaggio cristiano dall'inevitabile cambiamento d'epoca che noi stiamo vivendo. Non vuole legare il messaggio cristiano ad una determinata civiltà, a, al, al, al luogo che è l'Occidente in cui l'inculturazione cristiana è, è stata l'asse portante delle nostre civiltà. Io credo che questa sfida per i credenti, noi siamo stati educati da... Concilio, Lazzati, eh, per noi la mediazione politica, eh, gli strumenti eh, di... Mh, la mediazione politica è stato il, il terreno del confronto con i non credenti, con chi veniva da esperienze delle organizzazioni che venivano dal, dal socialismo, dal, dal mondo marxista. E la Chiesa ha prodotto la, 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 la differenza tra errore ed errante per segnalare come anche ad un'ideologia sbagliato in parte eh, non accettabile corrispondevano comunque degli uomini concreti che stavano lavorando per il bene comune. Diciamo, in parallelo nel mondo comunista c'è stata la differenza tra il materialismo dialettico e il materialismo storico, questi grandi processi storici che hanno avuto come il bene comune come orizzonte. Ecco, io credo che questa, questa Chiesa che vuole riconquistare un ruolo profetico offre credo ai molti credenti un terreno nuovo, cioè il, un nuovo terreno di mediazione. Il cattolicesimo politico oggi è chiamato una sfida ancora più grande perché la responsabilità dei laici è ancora maggiore. Il Papa chiede di ridurre le distanze tra ciò che si dice e, ciò, e la realtà e affida ai credenti il compito di cimentarsi con, questa, con, con, con le cose da fare. Eh, il, il, lo spazio della loro azione nel, nella città dell'uomo è maggiore, molto maggiore del passato, non c'è un'indicazione concreta di che fare politicamente, ma c'è un, un richiamo costante. A, a, a portare la politica a dei risultati che siano significativi. Non possiamo accettare che il lavoro non ci sia, non possiamo accettare che le ingiustizie crescano, non possiamo accettare che il capitalismo diventi non solo l'asse portante, la, la spina dorsale della nostra società, ma diventi anche la nostra cultura unica, il pensiero unico. Io credo che questa sia una dimensione del dialogo oggi tra le religioni. Un'altra dimensione, e qui ovviamente la, ve la propongo così, è il tema della laicità. Quello che è successo in Francia è stata una cosa tremenda, una ferita nel nostro cuore, è, ancora, è stato l'11 settembre in Europa e, e ci pone il tema della laicità e, e ci pone anche una riflessione critica sulla laicità. La laicità non può essere soltanto una questione giuridica, non è soltanto un luogo della neutralità dove le religioni eh, mh, vengono incasellate in, in spazi predefiniti. La laicità deve essere il terreno del bene comune, del confronto per il bene comune. Non può essere un, un, uno spazio in cui le religioni vengono tollerate o considerate tutto sommato come una cosa che deve essere relegata soltanto nello spazio dell'individuo, ma per uscire dallo spazio dell'individuo le religioni devono accettare il confronto sui valori comuni, non possono immaginare che, mh, di imporre eh, dei principi eh, all'intera società senza che questi passino dal filtro di una condivisione. E intorno a dei valori eh, che sono accettati questa io credo che sia la grande sfida e questo credo che sia grande cioè, Vannino ha scritto questo libro prima di Parigi e ha scritto ad esempio a me è piaciuto molto è l'ultima cosa che dico eh, la differenza che lui ha insomma, quel capitolo in cui sottolinea la diversità tra l'interculturalità e la multiculturalità dal modo come l'Europa affronterà il tema delle religioni dipenderà, io penso, gran parte del destino del pianeta, perché se noi saremo in grado di affrontarlo in modo che sia una crescita per la democrazia, per le nostre società, ne avrà beneficio il mondo intero, anche il Medio Oriente che oggi è una polveriera, o il mondo arabo. Interculturalità vuol dire. Eh, accettare un confronto sui valori comuni. Multiculturalità vuol dire accettare la diversità delle religioni e in qualche modo regarle tutte in ghetti separati. Molte società europee che hanno già mh, affrontato il tema dell'immigrazione prima di noi, eh, si, si è determinato una situazione di mh, multietnicità e multireligiosità confinate in ghetti separati anche all'interno della stessa città. Io credo che noi in Italia, che abbiamo un'immigrazione più recente e che ehm, naturalmente non è un'immigrazione che non produce ferite sociali, eh, lo vediamo quotidianamente andando in giro per strada, incontrando i nostri amici, le persone, sappiamo che produce delle ferite, però il modo come lo sapremo affrontare, se lo sapremo affrontare, può essere anche una lezione utile all'Europa. Ecco, questi erano un po' i temi di questo secondo giro che volevo proporre. Vannino. <coughs> mm, sì, io del, diciamo, di, questo, di questo Papa appunto credo che non si possa ora più dire soltanto... <coughs> Ci sono, ci sono gesti, eh, non decisioni, a parte il fatto che nella nostra società anche i gesti, eh, anche quello che uno fa trasmette un messaggio, un messaggio forte, cioè eh, se, se uno sale sull'aereo eh, portando con sé la borsa non è perché si è distratto, non è che, eh, eh, dà un messaggio che è molto forte secondo me anche per quelli che verranno dopo. E cioè il fatto che il capo della Chiesa Cattolica, il Papa, non, non, non si sente, non vuole che, essere, che sia riconosciuto come eh, espressione di un potere temporale, una distinzione che insomma, secondo me ha, ha, un, ha un peso, altre cose ancora. Ma dal punto di vista diciamo, del discorso che ci proponeva Claudio Sarda, a me pare eh, che un, I contributi che a me sono interessati molto di più di quello che ha rappresentato ad ora Papa Francesco sono questi. Primo quando lui dice guardate che tra credenti e non credenti, anche per i non credenti, c'è un punto che è un punto fondamentale, è quello della coscienza, della propria coscienza. Nella coscienza si sia o no cristiani, si sia o no religiosi, si... Siamo chiamati ad una responsabilità rispetto al, al retto agire, al fare bene, su cui eh, c'è la salvezza anche se uno no, 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 non, è, non è religioso. Io penso che questo sia... Un, eh, è stato, eh, diciamo da, da alcuni attaccato questa impostazione dicendo va bene nella coscienza, allora nella coscienza dell'uomo eh, c'è anche il male, eh, c'è anche l'uccidere, eh, va, va bene... È chiaro che c'è anche il male, appunto se io dico che la coscienza è il luogo dove io riconosco per un motivo di fede o per un motivo non di fede, ma riconosco la possibilità che cosa è il bene e lo posso scegliere, questa è, è la strada principale, io da un lato penso esprimo una grande fiducia nel, nell'uomo cioè nelle donne, negli uomini che, che vivono in un pianeta e sulla loro responsabilità e capacità di decidere e li, e li responsabilizzo anche. E poi do un punto molto forte rispetto a un dialogo interreligioso che certamente si deve nutrire delle cose da fare, dei grandi obiettivi di come si risponde rispetto ai temi che ha la società, ma anche come si fonda un rispetto eh, reciproco tra religioni diverse. Appunto, questo mi pare il riconoscimento del primato della coscienza sia un modo per segnare anche da un, da un punto di vista non soltanto operativo o pratico, ma di concezione, eh, di concezione anche eh, ideale, valoriale di rapporti un terreno molto proficuo. Secondo aspetto, sì, ha dato un grande contributo anche sul tema della laicità. Tu citavi il discorso, eh, no, di, perché c'è a volte, oggi è meno presente, mh, fino a un certo punto, in Europa però c'è il tema eh, se, eh, che, che, cosa si intenda, che cosa si intenda per laicità, che cosa sia, se le religioni devono avere anche una dimensione pubblica o devono essere soltanto... Un, un, fatto, un fatto privato. Quando il Papa dice eh, a Cagliari, per, per, per riprendere anche questo esempio, Gesù insegnaci a come lottare, tu, tu che avevi lavoro, il lavoro è un diritto, insegnaci a come lottare per il lavoro. Beh, dice due cose, certamente dà una dimensione pubblica alla fede religiosa, ma gli dà una dimensione pubblica su un terreno suo proprio. Infatti, non c'è stato né un partito politico né un sindacato né nella la Confindustria che hanno detto: qui c'è un'ingerenza di campo. Se il Papa avesse detto, o magari non avesse detto, ma avesse fatto fare eh, comportati così in questa elezione, vota questo emendamento, non votarne un altro, il terreno sarebbe stato profondamente, profondamente diverso. Eh, la laicità non è. Non dire le cose, non c'è neanche confronto. La città non è non dire che cosa penso, che cosa ritengo che siano eh, quali che siano i miei valori, ma è stare ognuno anche in un campo che è il campo suo proprio, ha una dimensione di comunanza di, 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 di valori perché. Ha una, una, una medesima fede o, comunque, ha delle fedi religiose, poi eh, si deve accompagnare quella che è un'autonomia, un una responsabilità di scelta del singolo che non può essere delegata nel campo, eh, nel campo storico, nel campo temporale a, ai vescovi e, e neanche al Papa. Su questo, devo dire, tra l'altro. Eh, non c'è soltanto un apporto dell'attuale pontefice, Noi, io penso che un grande papa eh, eh, sia stato Paolo VI e se si legge appunto... Eh, L'Ottogesima Venizia, che era la lettera che ricordava la Rerum Novarum, si vede scritta con forza questa, questa distinzione tra comuni valori e scelte nell'ordine temporale. Da un'unica fede possono derivare anche eh, nell'interpretazione che ognuno dà di, delle, delle coerenze singole, singole scelte. Importante poi è il tema anche, come è stato detto, del, del, del dialogo. Eh, e, e appunto alcuni, alcuni elementi che cosa, cosa ha prodotto l'incontro con, eh, co, con l'allora presidente di, di Israele e con eh, il capo dell'autorità palestinese? D dal punto di vista di effetti pratici se si vede non ha prodotto perché purtroppo continua in Medio Oriente quello che vediamo, ma il compito e soprattutto appunto, il compito per chi ha una funzione religiosa, ma io penso anche della cultura, e anche di far vedere un percorso, di dare un orizzonte lontano e poi vedere ognuno di noi come dal punto di vista delle responsabilità politiche o di quelle direttamente col Comune Cittadino si riesce a fare, si può fare per accorciare questa distanza, cioè se la politica, ma intendo la politica non dei partiti, intendo ora proprio la politica come interesse che ognuno deve avere. A quello che appartiene a una comunità e non soltanto a me dentro la mia casa. Se la politica eh, vuole avere dei valori e suscitare anche speranze, oltre a dare gli strumenti e gli obiettivi concreti, deve avere, mi pare lo dicessi tu Claudio, nel, nel, nel primo degli interventi, deve anche i, i, indicare, insomma, non dimenticare il fatto che il mondo si può migliorare. Eh, Romano diceva di quelle disuguaglianze che sono enormi. Va bene, di fronte a queste. Si, si discute e si opera per cercare di, di rimediare e di superare o no. Poi, certo, il fatto che si arrivi a una società in cui l'uguaglianza almeno delle opportunità di vita sia offerta a tutti allo stesso modo sarà più lontano, ma se io non ho neanche questo riferimento rispetto a cui misurare dove sono e cosa sto facendo, si naviga alla giornata e si naviga senza più, senza più una prospettiva. Eh, io credo infine, ecco, sono convinto anch'io. Che sono convinto davvero diciamo, che l'Europa, eh, do, do, dove esiste una dimensione eh, plurale delle culture, delle fedi, un'organizzazione del, del, dello Stato di diritto, insomma esistono dei valori che sono nati anche in Occidente ma che sono valori dell'umanità, può essere una realtà in cui l'esperienza concreta di rapporto. Eh, tra, le, tra le religioni e tra le culture produce dei riferimenti importanti. Alle religioni, io credo, alle fedi religiose dobbiamo chiedere questo e anche eh, agli amici musulmani dobbiamo chiedere questo: è, è del, come del resto è, 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 è scritto, cioè non è che chiediamo eh, l'inserimento di, di un capitolo in più nella loro impostazione, chiediamo secondo me una coerenza. Eh, la violenza non soltanto va condannata, come avete fatto, come è stato fatto in Italia, come è stato fatto in Francia, eh, la violenza, le, le, il terrorismo deve essere non soltanto condannato, è già il primo passo, ma deve essere isolato, si deve stare in campo per, perché, perché non prevalga, perché non si affermi. L'intolleranza e i fondamentalismi devono essere isolati perché sono, perché sono un pericolo. La, la libertà religiosa è una grande libertà dell'uomo, coincide con la libertà senza aggettivi, ma ogni uomo e ogni donna deve essere libero se si sente di avere una fede religiosa o di non averla, di averla e di poterla smarrire se la smarrisce nel corso della sua vita oppure di poterla ritrovare autonomamente e da sé, per sua convinzione, per convinzione di coscienza, nel corso della sua vita. Di poter passare da una fede religiosa a un'altra, se questa lo convince. Questo è parte integrante della libertà, è questo che l'Europa, secondo me, deve riuscire a far, a far vivere, non soltanto a porsi come obiettivo, e, e, e vive, si esprime. E questo è il contributo che può essere dato, e allora penso che, mh, davvero quello che c'è dentro, dentro come tratto comune alle diverse religioni, e cioè il valore di ogni singola persona e il valore verso gli altri, verso la comunità, possa essere un contributo importante perché per poter sognare, per poter realizzare un mondo migliore, un mondo diverso, c'è bisogno anche di, di forti identità e di forti valori che accompagnano, altrimenti non ce la possiamo fare. Io vedo qui l'apporto più significativo che può essere dato in questo eh, confronto, in questa capacità della politica di non chiudersi in se stessa e non, eh, e non separarsi poi dalla vita della società e dalla fiducia e dalle speranze nel futuro che devono continuare ad avere le persone. E Zedine Elzire. El anche io credo che Papa Francesco è un'opportunità non solo per i eh, cattolici cristiani, ma per l'umanità. Come credo anche quando c'è un imam positivo non solo un imam positivo per la sua comunità, ma per tutto l'ambiente dove lui ci trova. Peraltro io lo vedo la dimensione veramente dell'umiltà, io l'ho incontrato più di otto volte per motivi di dialogo interreligioso, ma la dimensione dell'umiltà che trasmette verso il prossimo. Questo aiuta noi a trovare la nostra dimensione umana, perché noi spesso vogliamo volare, dimentichiamo che siamo esseri umani. La laicità. Spesso si parla come i musulmani o l'Islam non può convivere con la laicità. Io sono di origine palestinese, sono cresciuto in Palestina per 19 anni nato all'interno di una famiglia musulmana ma per mia scelta sono venuto qua in Italia per studiare cioè avevo 20 anni, ancora giovane e potevo appena che è arrivato in Italia scegliere di cambiare anche religione. Ho scelto di approfondire la mia fede religiosa, conoscerla sempre di più e ora da più di 25 anni vivo in Italia. Vedo che anche la questione della laicità ah. nella nostra realtà italiana in questi 25 anni, quando sono arrivato, aveva un significato, oggi ha un altro. Perciò se la laicità, come è stata definita da te Claudio, benvenga questa laicità, per tutti i musulmani, non, ha, non hanno problemi con questa laicità hanno problemi con la laicità, quella che dice antireligione, quella che può darsi era all'inizio. Infatti io non concordo con la laicità francese che è diventata una nuova religione. Con tutto il rispetto dei valori che hanno prodotto i francesi della rivoluzione francese, ma una laicità che realmente ha limitato gli spazi della libertà religiosi. Basterebbe vedere la legge che vieta simboli religiosi. Io per me non ho un simbolo religioso, perciò non è che cerco il mio simbolo, ma non, non è questa la laicità, non è questa la libertà. La laicità, come io lo vivo ogni giorno nella nostra realtà italiana, vuol dire che lo Stato garantisce per tutti i suoi cittadini la loro libertà per chi crede la sua libertà religiosa per chi non crede o diversamente credente anche per lui il suo spazio ma non cancella la sua religione o il suo pensiero o deve nasconderlo perciò se questa è la realtà e ben venga eh, anzi eh, credo tutti i cittadini sono a favore questa laicità. Un altro argomento molto importante è il dialogo interreligioso. Io, come ha detto, eh, provengo dalla Palestina: noi, fra musulmani e cristiani, viviamo come un'unica famiglia. Perciò, non si vede che questo cristiano o questo musulmano si vede che questo si comporta per bene e questo si comporta meno per bene festeggiamo insieme. Ma attenzione, non è per questo che io dimentico la mia fede religiosa o l'altro dimentica la sua fede religiosa o creiamo un minestrone di religioni nuove. Anzi, i miei fratelli cristiani festeggiano con noi la festa della fine di Ramadan come un eh, valore civile, non come un valore religioso. Lo stesso io festeggio Natale, sia cattolico che eh, ortodosso, perché quello viene una settimana dopo, come un valore civile. Perché se siamo cittadini di una realtà, dobbiamo condividere i momenti della gioia e i momenti della tristezza. Questo aiuto interreligioso, a me personalmente, ma credo a chi lo fa, anche chi è brete, che è eh, rabbino, così, che anche rappresentante di altre fede religiose, di altri pensieri, aiuta a scoprire noi stessi la questione identità. Aiuta a scoprire noi stessi, aiuta a scoprire le nostre fede religiose. E aiuta anche, un altro argomento molto importante, il dialogo interreligioso a fare il dialogo intrareligioso. Perché anche all'interno delle nostre fede religiose, diciamo, uomini e donne, Abbiamo diversi sottoscuole, diversi sottopensiero. Anzi, le guerre, guerre intrareligiose sono più di quelle guerre interreligiose. La questione della libertà e della violenza. Io credo, come crediamo tutti quanti noi, che Dio ci ha creato, per chi crede, diciamo, Dio ci ha creati i libri e nessuno può mettere limite alla nostra libertà, il limite realmente è quella dell'essere responsabili di fronte alla nostra libertà, di avere il buon gusto, cioè non è che abbiamo bisogno delle leggi, ma l'essere responsabili di fronte alla libertà è, essere, è avere un buon gusto di fronte a questa libertà. E allora se abbiamo la responsabilità, abbiamo buon gusto, non possiamo accettare la violenza, la violenza usata dall'uomo in particolare parte maschile, purtroppo per dimostrare eh, altre cose, per avere altri interessi, non per motivi religiosi. E io credo dal dialogo possiamo anche imparare di togliere uno dei pregiudizi che abbiamo, che spesso per noi l'altro, la diversità, vogliamo cancellarla. Vogliamo eliminarla. E questo è il nostro pensiero, purtroppo. Dobbiamo cambiare questa col descultura, a una nuova cultura che è l'altro una ricchezza, una risorsa. Allora dobbiamo aiutarlo addirittura. Non è che dobbiamo eliminarlo. E questo è un processo culturale, non è che avviene dal giorno all'altro. Dobbiamo lavorare su noi stessi. Quello che viene chiamato nell'Islam jihad. Questo sforzo che io devo vivere per mettere in pratica questi valori, questo jihad, che è questa bellissima parola purtroppo tradotta guerre sante, le guerre sono sporche, non esiste una guerra santa. Ma questo sforzo per mettere i valori che io credo, che noi crediamo insieme, perché spesso è molto facile io come a fare la predica. Ma è difficile che metto questi valori in pratica. È facile dire che eh, la bugia non va bene, rubare non va bene. Ma purtroppo sono il primo a fare le bugie. Allora questo processo a non fare questa bugia ha bisogno di questo sforzo, ha bisogno di questa eh, grande forza che viene chiamata jihad. Peraltro è una bellissima parola in arabo. Eh, troviamo una donna che si chiama jihad e tiamo, eh, troviamo un uomo, anche un maschio che si chiama jihad. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, prima ho detto questo compito della politica, ma nel senso che dobbiamo, la parte religiosa, complementare il lavoro che fa la, la politica, la politica deve complementare la, il lavoro che fanno gli altri e così ognuno deve fare il suo compito non si può delegare solo alla politica o alla religione o a quelle o a quell'altri, ma se si lavora come rete come una squadra insieme e allora possiamo veramente dare un contributo alla nostra realtà italiana, europea per migliorare. L'ultimo punto l'altra sponda del Mediterraneo o la primavera araba. Io credo abbiamo avuto una grande opportunità con la detta primavera araba, ora a prescindere chiamiamola primavera araba o non primavera araba, ma milioni di popoli, di giovani sono andati in piazza per chiedere libertà, non per la prima volta per chiedere solo libertà e dignità dell'uomo, non hanno chiesto guerra contro qualcuno o hanno bruciato una bandiera. Purtroppo noi abbiamo mancato... A dare un sostegno a questi processi democratici che sono nati in questi paesi. Noi siamo rimasti a guardare, delle volte anche a danneggiare questi processi democratici. E allora, secondo me, ancora abbiamo tempo da recuperare a dare un aiuto a processi democratici in queste parti, che questi popoli hanno bisogno. Grazie. Due parole, soprattutto sugli aspetti, diciamo così, politici del dialogo fra credenti e non credenti. Prima di tutto, noi oggi viviamo in una strana situazione, come se avessimo il mondo cristiano, il mondo islamico uno contro l'altro, come se sempre fosse stato così nella storia. Ora, guardate, prima di tutto, gli scannamenti fra cristiani sono stati. Poetici proprio, perché è successo l'ira di Dio, la guerra dei trent'anni e con degli aspetti di sangue non dissimili da quelli di oggi. In secondo luogo, io mi sono negli ultimi anni dilettato intellettualmente a leggere alcuni saggi di come due o tre secoli fa, soprattutto. C'era nel Medio Oriente una meravigliosa convivenza, con dei problemi ogni tanto, però eh, come nello stesso villaggio ci fosse la moschea, la chiesa cattolica, la chiesa cristiana e la sinagoga. E come i ragazzini eh, vivessero e crescessero assieme senza problemi. Cioè, noi abbiamo avuto gli uni e gli altri aspetti. No? Oggi oh. questa idea... Di avere due mondi separati appartiene all'oggi, ma non è necessariamente della storia. E allora eh, io mi chiedo, perché appartiene all'oggi oggi? Questo è il problema che dobbiamo porci: cosa, cosa si può fare per uscirci? E qui è, è la rottura c'è stata nelle, nei grandi scontri internazionali che vanno dagli scontri coloniali imperialistici alla rottura dell'impero ottomano e soprattutto nel dopoguerra il grande dramma sono stati il conflitto arabo-palestinese e la guerra in Iraq. Sono stati i momenti che hanno generalizzato e reso comune l'idea del conflitto. In queste situazioni, eh, Liman Eldir prima diceva, eh, ma... Noi non abbiamo una legge in Italia, eh, è vero, una legge in Italia che disciplina i rapporti con la religione islamica, però devo anche dire, siccome io ci, ho, ci ho provato, insomma, che mi sono trovato di fronte a una specie di cedaglia, da un lato cattolici intransigenti anche per motivi elettorali, dall'altro lato una tale divisione nel mondo musulmano che io non sapevo mica con chi trattare. Insomma, no? Per cui eh, io eh, ero continuamente, oh, si rinviava una riunione, poi si cercava, mandava un po' di persone a vedere di parlare, eccetera, eccetera, e poi la si rinviava, e poi la si rinviava ancora. Cioè il problema è da un lato quello di far sì che nel mondo cattolico il discorso del pluralismo, del rapporto, eh, il riconoscimento diventi un punto fermo dall'altro lato però bisogna che voi eh, fate in modo che ci sia qualcuno che parli e che sia responsabile perché eh, le stesse lotti fra, fra, fra eh, protestanti e cattolici voi le avete al vostro interno e non si sa neanche come gestire dei problemi semplici come la moschea o come fate questo genere quindi eh, e secondo me dovremmo proprio dibattere di queste cose no? cominciare a parlarne in modo molto empirico, molto semplice, perché è l'unico modo, quando ci sono queste tensioni, l'unico modo è affrontare i problemi pratici. Cioè, ad esempio, io sono stato Presidente della Commissione europea nel periodo dell'allargamento, no? quindi tutta l'apertura est, tra l'altro, questa giornata del primo maggio del 2003. Della, l'apertura con la Slovenia no? la, di questo confine, eccetera. E naturalmente eh, tutti mi hanno sempre rimproverato eh, nel Mediterraneo, gli egiziani, gli, i tunisini, di... ma eh, voi europei guardate solo a nord, al Massimo a est e a sud non ci guardate. E naturalmente me, il mio impegno era veramente forte, siccome sono un Mediterraneo. Il mio discorso era no, guardate, qui è successo un'emergenza, è caduta la cortina di ferro, in qualche modo bisogna provvedere subito per non lasciare il vuoto, è benedetto quello che abbiamo fatto, vedete cosa sta succedendo in Ucraina, è rimasta l'unica parte forzatamente indefinita di quel processo storico e eh, quindi vedremo dopo, no? poi invece l'Europa si è chiusa. Questo è il vero dramma dell'Europa. L'Europa si è chiusa quando io portava avanti questi problemi. Eh, mi sentivo dire, ma no, non è il momento, queste sono le risorse economiche, eccetera. E cercavo va, di portare proprio i problemi pratici, ad esempio una banca del Mediterraneo in cui ci fossero tanti membri del Consiglio di Amministrazione del Nord, quanti del Sud. Poi la proposta di due università. Io una sede a Tunis e una sede a Catania, gli studenti due anni a nord e due anni a sud, eh, professori tanti del nord, quanti del sud, il numero di studenti tanti del nord, quanti del sud, per evitare le tensioni religiose. Dico, Cominciamo con l'ingegneria, no? così non facciamo casino, no? <ride> e, e, e tutte, tutte queste cose, no? e, e, e mi sono trovato di fronte a a un mondo politico e questi problemi eh, di, di, di affrontare la vita e di vedere come, come si riesce le nuove generazioni a, a, a andare avanti, eh, rimangono abbastanza indifferenti. No? Ad esempio eh, sull'Ucraina, qualche mese fa, ho incontrato Putin, no? e poi di questo colloquio. E eh, dico qui, eh, abbiamo fatto delle discussioni sulle autonomie, ho spiegato l'Alto Adige, non ho detto quanto costa, ma insomma, eh, eh, tutte queste, queste cose qui. No? E eh, eh, a un dato punto dico, ma eh, poi perché non fate una cosa molto semplice? No? Eh, ci sono i tubi del gas che vengono attraverso l'Ucraina. Tu volevi fare un gasdotto che andava sud per evitare l'Ucraina, hai deciso di non farlo, saggiamente perché la domanda di gas in Europa è calata. Spendevi 30 miliardi di, di dollari, di euro, senza. Dico, però, siccome noi abbiamo bisogno di gas e tu hai bisogno di venderlo, facciamo una cosa furbina. Ci sono i due tubi esistenti che passano attraverso l'Ucraina. Con i quali ho avuto delle avventure nella mia vita da Presidente della Commissione europea, perché dovevo mediare sempre perché rubavano il gas, facevano dei buchi nei tubi, eh? e queste cose le fanno i governi, non le fanno le persone, ricordatevelo, no? Allora dico: avete questi due tubi, facciamo una società, un terzo russa, un terzo europeo, un terzo ucraina. L'ho detto alla Mogherini, l'ho detto a Gentiloni, il ministro degli esteri tedesco ha eh, provato in più, ma che bello, diciamo, ci muoviamo, poi non si muove nulla, no? cioè è, secondo me in, quando ci avete dei drammi bisogna trovare momenti positivi di collaborazione, no? nel Mediterraneo, in Ucraina, e perché? Perché c'è il momento in cui la politica dei grandi principi non la potete mica fare, perché tu sei antidemocratico tu sei un guerrafondaio e sei... eh, bisogna eh, stare un po' più bassi di profilo e tentare di risolvere i risol problemi soprattutto che poi eh, sono preziosi per la, nuova, per la nuova generazione capisci perché danno un'abitudine di, di cooperazione quindi investire nel futuro questo secondo me è la cosa importante che noi che noi dobbiamo fare no io non ho seguito il post unificazione fra qui e la Slovenia immagino che ci siano ancora tanti problemi però a quanto capisco ad agio ad agio c'è un, un, un rapporto no? che si, si, si e, e questo è il termino perché eh, in Friuli si faceva presto no? mi hanno detto e termino dicendo ma guardate che questo era lo spirito dell'Europa l'Europa è nata per questo la grandezza dell'Europa è che nella prima volta nella storia due nemici si mettono, dei nemici si mettono d'accordo per elevare a un livello diverso più alto la sovranità e quindi e nessuno deve essere dominante vedete io ho imparato la definizione di Europa un giorno una strana riunione al Parlamento romeno quando cominciarono i dialoghi per l'entrata in Romania che entrò poi dopo che io non ero già più un presidente, ma cominciavo il dialogo. Vado al Parlamento e eh, ogni partito faceva il suo discorso, tutti molto fede europei, infatti la Romania lo ha ancora perché ha fatto passi da gigante a un dato punto si alza un signore con un barbone bianco no? imponente e, fa, e si definisce io sono membro della minoranza non ungherese del Parlamento Romeno definizione complicata no? fa un discorso meraviglioso sull'Europa e allora alla fine gli chiedeva come mai lei è così caloroso e questo mi dà la spiegazione dell'Europa e mi dice perché vede mio nonno è stato ucciso perché è membro di una minoranza, mio padre mandato in esilio perché è membro di una minoranza, io voglio che il mio paese entri in Europa perché l'Europa è un'unione di minoranze. E pensate al pericolo che si ha adesso quando c'è un paese come la Germania, che con le sue virtù, intendiamoci, non sto anzi sono siccome ho studiato il sistema economico e industriale tedesco sono più filo tedesco che non, che non no, ma è il grande pericolo che quest'unione di minoranze si squilibri no? e invece noi paesi europei che arranchiamo uno dietro l'altro no? e perché si è squilibrata la situazione perché fino a 5-6 anni fa no i, paesi, i vari paesi europei, eh, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Portogallo, Spagna, tanti paesi, eh, avevano un certo equilibrio fra la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, no? come riferimento politico. Un normale, un normale equilibrio. Poi la Francia crolla giù di, e si ritira dentro se stesso. In Gran Bretagna, al primo ministro, lì viene l'idea di dire, fra 3-4 anni forse facciamo un referendum se saremo membri o meno dell'Europa. Allora, voglio dire, quando voi dite ai membri di un club, di un tennis club, no? fra 3 o 4 anni eh, non so se sarò nel club, ma chi ti fa presidente? No. E allora la Gran Bretagna ha perso. Mentre quando ero Presidente della Commissione Europea c'era questo grande equilibrio no, interno. A questo punto è rimasta solo la Germania. E in Germania il problema della leadership è un problema che viene fortemente non riconosciuto perché richiama tanti concetti, richiama un passato. No? E tutti i miei discorsi con i tedeschi no, che ho fatto negli ultimi mesi sono: ma scusate, ma. Non si può avere leadership senza responsabilità. Gli americani quando hanno vinto la guerra hanno fatto il piano Marshall, ma non perché fossero membri della San Vincenzo, perché era certamente parte della strategia costruire un'alleanza che poi ti avrebbe protetto economicamente e politicamente. Ecco, la speranza mia è che quello che è successo nelle ultime ore in Ucraina, anche se mi ha fortemente rattristato che non ci fosse l'Europa a quel tavolo, però mi ha consolato. Prima che non c'erano gli Stati Uniti. Non nel senso che abbia nulla con gli Stati Uniti, anzi, ma che quello è un problema europeo. Non si può sempre andare a ballia. L'altra tristezza è che non ci fosse l'Europa. Invece, l'aspetto consolante è che vedo per la prima volta che la Germania si assume una responsabilità di fronte a tutto il continente. Ecco, naturalmente, queste cose poi vanno riaggiustate, va ripreso il senso dell'Europa, insomma, ma eh, noi abbiamo bisogno di ricostruire questi aspetti perché è in questi poi che c'è un senso poi di diversa concezione anche della laicità, perché vede il problema della laicità, anche questi dietro nei secoli, quando c'è stato il dibattito in cui il Papa eh, Giovanni Paolo II prese una posizione durissima per il fatto che la, 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 il progetto di costituzione europea non conteneva un accenno alle radici cristiane. Io, Cercai di dire, ma guardate che il problema non è del futuro, poi avevo messo cose ancora più serie di rapporto che era stato in un articolo successivo, no? ma io dicevo, ma guardate che il problema è la rivoluzione francese, cioè il passato, non il futuro. Quando andai da Chirac dicendo, ma senti, facciamo la riforma a questo articolo perché con un, una formula accettabile accettabile, no, più aperta questa, però accettabilissima con l'itino francese, la sua risposta è tiè la in tasca, non darmela neanche, perché abbiamo dietro tutta questa storia. Allora, l'Europa vera che si mescola è nata per superare queste storie, capisci? E allora, se noi abbiamo questo spirito, Dopo anche il rapporto col mondo islamico, oggi è pieno di paure, oggi no? è pieno di drammi, oggi eh, perché, perché ci sono in questi momenti i morti eh, dell'Isis, perché eh, tu hai parlato della primavera araba, no? eh, non l'abbiamo aiutata, è stato un errore enorme, ma c'è stato però il momento in cui i fratelli musulmani Vinsero le elezioni eh, e sembrava partisse un processo democratico, dopodiché, il giorno dopo hanno mescolato insieme religione politica, oh, 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 so, hanno avuto il risultato di unire tutte le opposizioni che erano divise fra di loro, stati talmente bravi nel, nel danneggiarsi, che poi è successa la controrivoluzione e lì. Devo dire in questo momento, uno dei problemi drammatici è stato proprio a causa delle tensioni che ho detto prima io, di tutto quello poi che lei ha provato nella sua vita, no? di non distinguere, di non operare la distinzione fra religione e politica, che è invece ormai nella nostra storia, che ci ha fatto tanto sangue in passato, ma che è oggi è nella nostra storia. Ecco quello che l'Europa può dare al mondo, ecco, allora comincio un dialogo con l'Islam che chiude col colonialismo, chiude con l'impero ottomano, chiude con le guerre americane, chiude con tutto questo e allora i bambini possono ritornare a giocare assieme, ecco, ma ce ne vuole di tempo e soprattutto bisogna crederci a queste cose. <ride> Don Pierluigi... Ecco, qualche sintetico spunto di riflessione su alcuni punti, ecco. fra i tantissimi che si potrebbero analizzare e commentare e condividere insieme, proprio in modo guardando l'orologio, perché se qualcun altro poi vorrà intervenire. Primo Papa Francesco. Chiaramente sono fra coloro, l'abbiamo detto qui tante volte, tante volte lo dico in chiesa durante l'Eucaristia della Domenica: siamo fra coloro che si sentono confortati non solo da quando, da quando lui, da due anni adesso a marzo, ma confortati per tutto un percorso della nostra vita, del nostro impegno nella chiesa, nella società. Se io dovessi riassumere, dato la brevità del tempo, anche rispetto alla domanda che Claudio ha, ha, prima ha, ci ha posto, direi che eh, si potrebbe dire che Papa Francesco ha avviato una liberazione della Chiesa, ma con riverbero anche nella società, una liberazione dal potere, perché la questione del potere è la questione sempre centrale della storia, dell'umanità e delle società e della politica. Liberazione dal potere dottrinale. Quando un papa dice che Dio si cerca e si, si cerca nel cammino e che per tutti c'è una zona di incertezza, è libera dal potere della dottrina, perché la dottrina un, ha un potere che separa, che divide le persone, che schiaccia le persone. E libera dal potere della centralizzazione della Chiesa per una Chiesa sinodale, una Chiesa delle periferie esistenziali, una Chiesa povera e dei poveri, una Chiesa che pone costantemente attenzione a coloro che sono scartati dalla cultura dello scarto, come lui sempre dice. Quindi, una Chiesa che si libera da ogni poi ossessione così, di apparenza. Quante volte avevamo detto, e lui dice queste parole, per cui per anni siamo stati sospettati, non una chiesa di funzionari, di burocrati, di carrieristi, una chiesa al servizio dell'umanità, che condivide la storia dell'umanità, una chiesa sinodale delle periferie, una cerca di liberare dal di dentro della chiesa, ma con riverbero nella società, dall'idolatria del denaro. Nella concentrazione mafiosa dello ior, però con un messaggio alla società, al denaro come idolo che determina le economie, che schiaccia le comunità e, e i popoli. E poi libera anche da un potere liturgico, secondo me, perché anche la liturgia, io sono prete, la liturgia, ma insieme a tutte le donne e gli uomini che partecipano all'Eucaristia, se la liturgia è separata dalla vita, dalla realtà, è una ritualità fine a se stessa, è un potere. Non vibra dentro la liturgia la, la vita. E facendo questo, libera, libera la Chiesa dall'abbraccio mortale col potere politico ed economico. Non a caso, adesso siamo in un'altra fase, anche in Italia, rispetto a questo. C'è stata una stagione in Italia lunga di una chiesa politica. Ricordavo preparando queste note che anche il professore Prodi fu richiamato da questa chiesa politica perché è troppo adulto nella fede, ricordiamo tutti, no? Mi dice, mi dice sottovoce che richiamato è un termine leggero. <ride> Secondo passaggio, la laicità. Io penso nel mio itinerario, riflessione, il, il due, tutti e due i libri, non c'è certo il tempo adesso di esaminarli, la laicità è dimensione fondamentale della nostra vita e della società. Nel nostro Paese si contrappone ancora maldestramente laici e cattolici, siamo tutti laici. Tutti, prima di essere uomini o donne di fede, siamo laici. Io mi sento l'ho detto tante volte, laico, umile credente, umile, sempre in ricerca, e anche prete, dove l'anche non sminuisce il compito del, ma lo riconduce al suo essere al servizio di una comunità e della società. Ecco, siamo laici, poi la laicità può incontrare ispirazioni, e itinerari di spiritualità e di fedi religiose. La politica dovrebbe sempre essere laica, nei suoi progetti e nelle sue attuazioni. E in questa laicità ciascuno porterà il proprio contributo, però senza pretese, senza confusioni di ambiti, di competenze. E anche c'è un altro aspetto della laicità che sento nella politica oggi, oltre a questo rapporto con le fedi religiose. Quindi siamo laici, noi fratelli musulmani, tutti buddisti, laici prima tutti, la laicità è una dimensione fondamentale. Mi chiedo, la politica non sminuisce forse, forse la sua laicità quando i suoi progetti non, non vengono messi in agenda ascoltando la storia, quello che la storia urgentemente chiede, ma invece facendo anche i progetti in qualche modo al di fuori della storia perché alcune questioni anche nel nostro paese oggi restano fuori dalla politica io l'ho detto qui anche a settembre c'era l'amico Nunciotti c'era la presidente della regione ho detto mi stupisco che dal linguaggio della politica senza adesso generalizzare siano spariti i poveri i poveri le persone che soffrono chi ha i margini, chi è in difficoltà, i carcerati, gli stranieri, chi parla a livello politico? Rare persone parlano di questo. E questo come mai? Questo perché? Terzo flash, sulle religioni. Io ricordo eh, sempre quello che Hans Kühn da tempo, da anni, da qualche decennio va dicendo. Non ci potrà essere pace nel mondo se non ci sarà pace fra le religioni. E non ci potrà essere pace fra le religioni se fra le religioni non c'è incontro, conoscenza, dialogo, collaborazione accettando le grandi sfide dell'umanità. E padre Balduccia, qui intitolato questo centro, diceva, quindi già tempo fa, dato che è morto nel 92, dice tutte le religioni oggi sono a un bivio nella storia attuale. O continuano... Continuano illudendosi di accogliere le persone che vanno in ricerca di consolazione, ma però individualistica, continuano a curare il proprio particolare e così si chiudono: ma sono destinate a morire tutte. Resterà il loro involucro religioso ma senza l'ispirazione profetica della fede, oppure spostano la loro attenzione, il loro baricentro nella storia laddove ci sono. Le urgenze, i drammi, le speranze dell'umanità e accettano le sfide dell'umanità. Allora le religioni si salveranno perché daranno un contributo alla salvezza dell'umanità, alla giustizia, alla pace, alla pace e all'accoglienza. Ultimo aspetto ecco, è quello proprio dell'incontro di questa sera. Dicendo due dimensioni che mi addolorano. Io vivo anche in questo tempo per tanti che mi conoscono, no? Vivo come sempre una profonda idealità, in riferimento spero serio al Vangelo, la disponibilità che cerco di vivere, ma anche una sofferenza crescente dentro di me. Per cui alle volte negli incontri mi viene come da gridare questa sofferenza, partecipando alla sofferenza di tante donne, di tanti uomini di questa società, come per rappresentarli, mi viene da gridare alle volte negli incontri pubblici, ultimamente. Siamo qui, ecco stasera, per Percepire, e l'abbiamo vissuto, come i contenuti, la riflessione, la cultura, l'etica, per chi vive una fede religiosa, anche senza confondere i piani, vengono prima, sono il fondamento, l'ispirazione, l'orizzonte, la costante verifica dell'agire e del fare politica. Se manca questo fondamento, cos'è la politica? Cos'è la politica? Noi senza generalizzare, ma mi pare che attualmente sia carente, alle volte molto carente, questa profondità di motivazione, di fini, di contenuti. E questo è grave perché la politica è indispensabile. È indispensabile la politica. Però ci sono noi, tutti qui, tanti giovani, uomini, donne, che vivono il desiderio di una politica carica di senso, di valore e di passione. Due eh, due Fatti, fatti, che non sono fatti piegati alla cronaca ma per il loro significato. Ho colto in questi giorni ultimi un livello volgare della politica. Qui siamo in un centro di accoglienza, quindi la vibrazione continua anche rispetto a questo tema, perché dovrebbe essere un tema di tutti. Qualche giorno fa la Commissione del Senato, di fatto, con la sua decisione, quella a procedere a con maggioranza ha legittimato il comportamento e le parole di Calderoli, che si è rivolto all'allora ministro Cecil Chieng, che abbiamo avuto l'onore di avere qui, con frasi riguardose e offensive, paragonandola a un orango. A un orango, a uno scimmione. Io mi chiedo, con passione, ma se, il Senato, se nel Senato della Repubblica. Succede questo a che livello è la politica? È una domanda drammatica, secondo me. È una domanda drammatica. Ecco, e l'altra questione riguarda gli immigrati. Io ho telefonato l'altro ieri a Giusi Nicolini, la mattina. Non si sapeva ancora dei 300 morti, erano 26 uccisi dal freddo. Per darle un segno di vicinanza, di solidarietà, ho letto ieri come voi anche rispetto ai 300 morti, veramente mi vergogno, come ha detto Gino Strada, mi vergogno di, di commenti di alcuni politici, mi vergogno. Non ho sentito un fremito di umanità, di passione per i morti e la questione immigrazione resta lì, con gravi responsabilità della politica. Certo, ognuno abbiamo un nostro compito ogni giorno nel comunicare e diffondere parole, sentimenti. Gesti significativi per l'accoglienza, però l'Europa non c'è, il nostro paese non c'è, non si assume in modo serio questa questione. È già passata, oggi sentivo i giornali radio. È già passata la notizia: questo in un paese civile, umano, che si vanta ancora di essere cristiano, non è accettabile. Io oggi ho scritto un pezzetto che poi hanno messo sotto nel giornale e ho concluso così, e concludo anche qui: coloro che Pretendono ancora di fregiarsi del nome di cristiani, Lega, ad esempio, per non far nomi, e utilizzano questo, lo utilizzano per andare contro gli altri. Non è una bestemmia costante questo. E mi chiedo come prete, domenica nelle chiese del Friuli, in quante chiese si parlerà di questa tragedia e in quante si solleciterà allo spirito dell'accoglienza? do la parola al sindaco Buonasera a tutti molto brevemente per non prendere troppo tempo innanzitutto un ringraziamento ai relatori per questi momenti di riflessione di ascolto, di esperienze e vorrei dire anche di insegnamento ricollegandomi a uno degli elementi che io oggi credo manchi rispetto a diversi temi, non l'ultimo dei quali quello appena accennato da Pierluigi, ovvero la mancanza di conoscenza dei problemi. Troppe volte assistiamo, nonostante degli strumenti tecnologici, e qui c'è appunto una divaricazione tra le disponibilità di questi strumenti che abbiamo, e poi questa carenza di conoscenza per il semplice fatto di soffermarsi a degli slogan, a delle dichiarazioni eh, sommarie e quindi una vera mancanza di conoscenza dei problemi che portano a delle dichiarazioni che sono non una proposta di soluzione del problema ma più che altro la negazione dell'esistenza del problema. Il secondo elemento è quello che è già stato accennato. Eh, precedentemente che è quello della responsabilità da questa società così complessa così densa di problemi e dei quali sicuramente i sindaci sono coloro che la sentono quotidianamente perché siamo quelli ai quali viene bussata la porta più frequentemente soprattutto nei piccoli centri il concetto di responsabilità da una situazione come questa difficile da un punto di vista sociale da un punto di vista della questione religiosa e quant'altro io credo che troppe volte nonostante i cattivi esempi della politica come sono stati pocanzi menzionati, troppe volte si deleghi alla politica quasi tutta la responsabilità e quindi il richiamo invece all'esistenza di una società che è fatta di tante componenti che sono la scuola, l'università, i comuni, gli amministratori, i religiosi e quant'altro che come è stato detto prima, questa rete deve portare inevitabilmente a dei rapporti che solamente insieme possono portare a un miglioramento di questa società e ad evitare quei giudizi sommari di cui parlavo prima. E infine, l'ultimo punto credo di doverlo rimarcare anche sul concetto della coerenza. <coughs> Più volte è stato menzionato Papa Francesco. Beh, credo che in fin dei conti queste. Molteplici lodi a Papa Francesco molte volte però poi non siano seguite da chi lo loda, soprattutto sull'ultimo tema dell'immigrazione. Sì, ha ragione Papa Francesco, però poi quando ci troviamo di fronte al problema non so se proprio tutti sono in grado di affrontarlo nel migliore dei modi. Quindi il mio è un grazie ai relatori per averci portato questo momento di riflessione che appunto credo che la riflessione e lo studio dei problemi siano essenziali per poter arrivare a un minimo di soluzione a problemi complessi che certamente non si risolvono dall'oggi al domani. Grazie. Buonasera, Beh, un saluto molto caloroso, mi scusate, al Presidente Romano Prodi che io ho conosciuto in tante occasioni. E, e, e davvero quando parla lui d'Europa è, è una folgorazione. Ma voglio salutare anche pubblicamente sua moglie, la signora Franzoni, che ha, ha anche conosciuto negli anni in cui ero, ero rettore in tanti convegni. E, e mi, mi pose una volta una domanda che, devo dire, mi ha sempre ispirato. Mi disse, ma com'è possibile che quando si opera nel sociale... No? E, era, e, e anche quando si arriva ai massimi livelli sapete io ero rettore all'epoca quindi insomma di, di livelli alti più o meno ne vedevo cioè, come è possibile quando si opera nel sociale comunque la società ti dà un riconoscimento che è minimo come mai nel, nel sociale non c'è quell'apoteosi che invece si raggiunge e lascia voi immaginare perché non voglio criticare altri settori della società ma chi opera nel sociale raramente, che siano assistenti sociali, che siano eh, operatori, mediatori, mediatori di condominio, medi raramente hanno questa possibilità di vedersi riconosciuti. Ecco, questa cosa che mi disse una volta appunto mi ha sempre poi anche ispirato ed è una contraddizione che, che la nostra società si porta dietro. Poi io voglio, appunto, ho sentito soltanto eh, la metà di questo convegno, mi scuso perché oggi anche mi illumino la giornata di mi illumino, di meno e quindi c'erano anche un certo numero di manifestazioni per promuovere la sostenibilità, però quanto ho potuto è stata diciamo una ventata di freschezza, ma anche di responsabilità. Pierluigi tu hai richiamato prima e io ti ringrazio pubblicamente per quello che fai. Qui c'è anche Sua Eccellenza il signor prefetto e eh, tu hai tenuto 30 richiedenti asilo che non sapevamo dove mettere, che non avevamo capito nemmeno dove e come avremmo potuto diciamo aiutare gli ai tenuti proprio qui eh, risolvendo un problema eh, molto grave. E ti voglio proprio ringraziare pubblicamente per il tuo impegno con questo tuo centro di accoglienza. Io ti, ti ringrazio. Ma, ma voglio dirti che c'è stata una sera. Sotto Natale dove ho dovuto scrivere, era luna di notte, un'email al eh, coordinamento delle ferrovie dello Stato per dire per favore mi assumo tutte le responsabilità, tenete aperta la stazione, ce ne abbiamo una quarantina fuori, fa freddo e vi, mi impegno come sindaco che non solo mi assumo la responsabilità per tutti i danni che faranno, mi assumo la, la responsabilità di pulire tutto domani, ma per favore teneteli questa notte lì. E rimasero e Ancora circola questa bellissima fotografia, dico bellissima tra virgolette, ovviamente sui giornali: come grande scandalo che nella nostra sala d'aspetto della stazione ferroviaria ci furono una quarantina di richiedenti asilo. E, e, e ce n'è purtroppo ancora tanti. Insieme anche al signor Prefetto cerchiamo di, agire, di, di operare, e, e, e così vi do i dati: ce n'è una trentina in questo momento che non sappiamo bene come e dove passeranno la notte e c'è anche un'emergenza freddo e quindi è un problema che ci tocca, ci tocca anche qui. Certamente i, i fatti drammatici di, di, di Lampedusa e, e del, sono... E, irraggiungibile nella loro gravità, però anche qui ci sono dei numeri eh, che non sono indifferenti e sui quali siamo in pochi a lottare e, e, e siamo in pochi a cercare di dare una risposta, ma su questo appunto Pierluigi tu sei, sei uno importante non solo per quello che fai concretamente ma anche per lo slancio che ci dai. Io a questo punto penso che ho, ho già detto tutto quello che valeva la pena appunto per me di contribuire a un dibattito che è stato così alto, eh, proprio perché voglio anche lasciare che l'emozione di questi interventi che abbiamo sentito, a partire da, 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 dall'Imam che ci ha spiegato come la jihad appunto ha questa valenza positiva che io non, non, non conoscevo. Romano Prodi, Presidente, ci cioè, ha di nuovo ho dato uno slancio di, di, di Europa che... che e, e, e' un richiamo forte, eh, io ho sentito appunto da, da, da Pierluigi che anche questa sera appunto nei prossimi giorni ci ispirerà perché voi capite via terra abbiamo un flusso continuo soprattutto con il disimpegno della Nato in Afghanistan di persone che vengono a cercare un futuro migliore qui da noi. E, e io mi sono fatto fare un conto dal mio ufficio statistica, quale sarebbe l'età media? Della nostra città di Udine, che adesso ha 47 anni come età media, se escludessimo i, tutti coloro che sono appunto tra virgolette chiamati stranieri o che hanno guadagnato la cittadinanza italiana, diciamo negli ultimi dieci anni. Ma non vi dico quant'è questa. No, Quando, ma, ma non ve lo dico. E quindi quando, quando appunto si, si pensa a qual è l'importanza no? di, di, di questo movimento, e, e, e beh, ecco, basta andare a guardare quel numero. Ve lo lascio immaginare. Grazie. Allora io saluto a tutti, però volevo lasciare l'ultimo saluto al professor Prodi. Io ho un importantissimo messaggio, buon appetito a tutti. <ride>